Benvenuti, in questo video vedremo il nuovo strumento di selezione poligonale per creare delle maschere personalizzate, quindi seguite fino alla fine. Da ora in avanti, ogni settimana, selezioneremo un fortunato vincitore che riceverà gratuitamente una licenza di Filmora. Devi solo iscriverti al canale, fare like e commentare il nostro ultimo video pubblicato. Inoltre, quando raggiungeremo i 30.000 follower, selezioneremo 30 persone che avranno gratuitamente la licenza di Filmora. Nella versione 12 di Filmora è stato introdotto un importante aggiornamento che riguarda le maschere. Quando creiamo una maschera, ad esempio per selezionare una porzione di video, ci basta cliccare due volte sulla clip, andare nella sezione video maschera per creare una maschera di alcune forme predefinite, come per esempio il cerchio. Dall'ultima versione però è stato introdotto questa nuova funzione, ossia la possibilità di disegnare a mano libera la maschera, e questo ci permette di utilizzare le maschere in situazioni molto più ampie e anche molto più complesse. Ad esempio, se dovessimo ritagliare un oggetto di una forma non regolare, come quello presente in questa scena. Duplichiamo per esempio questo video, lo sovrapponiamo perfettamente al precedente, disattiviamo la traccia sottostante in modo da vedere quello che stiamo effettivamente ritagliando e andiamo nelle maschere e selezioniamo disegna maschera. A questo punto noi possiamo andare a disegnare a mano libera la nostra maschera, in questo caso seguendo il profilo dell'oggetto. Per chiuderla ci basta tornare sul punto iniziale, cliccare ed ecco che la maschera è stata creata. A questo punto, come per tutte le altre maschere già presenti nelle versioni precedenti di Filmora, possiamo effettuare delle modifiche. Tanto per cominciare, se la maschera ha diciamo qualche imprecisione dal punto di vista del disegno, possiamo in qualsiasi momento andare a modificare i punti, possiamo anche aggiungerne o toglierne, ma soprattutto possiamo utilizzare questi strumenti che ci permettono di espandere la maschera oppure restringerla, avere diciamo dei bordi più sfumati in modo da non vedere il taglio poi nella composizione finale, eccetera. Per esempio in questo caso, cliccando ok, vediamo che abbiamo fatto un ritaglio con una sfumatura, e riattivando lo sfondo di base possiamo creare un effetto ad esempio di correzione del colore solo su quell'oggetto. Quindi per esempio possiamo andare in colore e possiamo effettuare dei cambiamenti come illuminare meglio il nostro oggetto. Poi naturalmente con le maschere possiamo fare tantissime altre cose, quindi per esempio possiamo animare questa porzione di video per creare per esempio una duplicazione, un effetto di animazione, o un'altra cosa che possiamo fare è applicare un effetto solo su questa parte di video nello specifico, quindi ad esempio andare in effetti e aggiungere in questo caso un glitch. Quindi una volta che poi abbiamo la maschera possiamo effettivamente fare tantissime cose. Un'altra cosa però interessante di questa tipologia di maschera è il fatto che è possibile anche animarla. Questo era già possibile farlo con le maschere tradizionali, ma a maggior ragione è ancora più utile farlo con la maschera disegnata manualmente. Questo perché se abbiamo una ripresa in movimento, come potrebbe essere questa, possiamo nel tempo modificare il profilo della nostra maschera. Quindi in questo caso, ad esempio, anche qui andiamo a duplicare il video, decidiamo un elemento qualsiasi da mascherare, come prima disattiviamo la traccia sottostante, andiamo in video maschera, per velocità utilizzerò questa porzione di video, facciamo una maschera anche approssimativa giusto per vedere il funzionamento, ed ecco che abbiamo la nostra maschera. Anche in questo caso aggiungiamo un po' di sfocatura, riduciamo l'estensione, però vediamo che nel momento in cui si muove non abbiamo più la corrispondenza della nostra maschera. Quindi la cosa che possiamo fare è appunto tornare nella nostra maschera e sotto disegna maschera attivare il simbolo di keyframe. Questo vuol dire che è stato inserito un fotogramma chiave proprio in questo punto, che è il nostro punto iniziale, e da qui ci può convenire riattivare il layer di sfondo in modo che possiamo vedere effettivamente la forma dell'oggetto. Magari applichiamoci anche qui una correzione colore in modo da vedere che effettivamente la maschera sta avendo effetto, e a questo punto, tornando sulla maschera, possiamo semplicemente avanzare di fotogramma e modificarla o nei punti, oppure semplicemente, se la forma non cambia come in questo caso, spostarla leggermente. Se il movimento è regolare possiamo farlo anche a gruppi di frame in modo da risparmiare tempo, ed ecco che se andiamo in play vediamo che effettivamente la maschera segue il movimento che abbiamo effettuato.
Quindi utilizzando questo semplice strumento, combinato a quelli già presenti in Filmora, possiamo creare moltissime tipologie di effetti. Abbiamo quindi visto come utilizzare le maschere con la nuova funzione di disegno a mano libera, poligonale, per creare tutta una serie di effetti. Come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.